una calda domenica di sole a Car City. Tutti quelli che possono sono in spiaggia. Ma c'è un problema. Tutti sembrano avere troppo caldo. Fa troppo caldo anche per giocare. Carrie doveva essere qui con i gelati. Flavi, il camion con pianale, non ne può più. Ragazzi, Carrie, il camioncino delle caramelle, non è arrivato in spiaggia. Va bene, babbo, papà. Sembra che Carrie non sia a casa. Sembra sparita. Mi babà? Forse c'è qualche indizio in giro? Gelato alla vaniglia, eh? Ottima idea, Matt. Forse Hector vedrà qualcosa dall'alto. Riesci a vedere qualcosa, Hector? Penso che sia lei. Vai, Hector! Ma vieni, ma papà. Carrie ha dimenticato di mettere il gelato nel congelatore ieri sera e si è sciolto. Pensava che tutti si sarebbero molto arrabbiati con lei. Esatto, Matt. Qualunque sia il problema, dovremmo parlarne con qualcuno. Scappare via non è mai una buona idea. Va tutto bene, Carrie. Sono sicura che ti perdoneranno tutti. È Frank! Voi ragazzi avevate bisogno di rinfrescarvi! Mamma! D'appetit! Questo ti ha fatto venire un'idea? Ora tutti possono godersi la domenica di sole in spiaggia.
Grazie, Super Pattuglia. Ciao a tutti, amici. A presto. La Super Pattuglia. Car City è in buone mani oggi, con Matt e Frank che pattugliano le strade. Nessuno darebbe problemi con quei ragazzi in giro. Sembra che Matt abbia addocchiato qualcosa di sospetto. Aspetta, questo non è un criminale, è Tommy il carro attrezzi. Ma che cosa sta cercando in questa strada laterale? Oh no! Qualcuno ha rubato un carico di ruote nuove dal garage di Tom! Non ti preoccupare, Tom! Questi ragazzi troveranno il ladro e ti riporteranno le gomme! Ehi, che cos'è quello? Potrebbe essere una pila di pneumatici. Ma no, è solo una pila di scatoloni. Che cosa ha scoperto Frank? Segni di pneumatici, che devono essere stati fatti da qualcuno che guidava velocemente, come un ladro. Guardate lì, ragazzi! Quel camion ha il furgone pieno zeppo di pneumatici nuovi di zecca. Deve essere il ladro. Oh. La caccia è aperta. Veloci, sta scappando! Cosa sta facendo, Frank? Il ladro è andato dritto. Ti stai avvicinando a lui, Matt. Continua così. Oh no, quel furbacchione è riuscito a fuggire. Ma perché Matt sembra contento? È Frank! Deve aver indovinato che il ladro avrebbe cercato di svignarsela da questa parte. Sì, è vero, Sonny Jim. Sei stato catturato. E l'unico posto dove andrai adesso è la stazione di polizia. Wow, che inseguimento, ragazzi! E come siete stati astuti a prevedere che il camion avrebbe cercato di fuggire in quel modo e a bloccare la strada! Tom sarà così contento! Si parla del diavolo e spuntano le corna! Ecco Tom! Va tutto bene, Tom! Lui non andrà da nessuna parte! Ma ora che Matt e Frank hanno recuperato i tuoi pneumatici, tu sarai in grado di tenere tutti gli altri veicoli sulla strada qui a Car City. Ottimo lavoro, ragazzi! La Super Pattuglia. Ehi, Matt! Notte impegnativa, eh? Bene. A me la città sembra così tranquilla.
Si direbbe che tutti i facinorosi stiano dormendo. Shh! Matt, ascolta! Hai sentito anche tu qualcuno piangere? O è una mia impressione? Andiamo a controllare. Guarda, c'è Ben il trattore. Ehi, Ben, hai sentito qualcuno piangere? Mm-mm. Ah, va bene. Andiamo a svegliare Gary, il camion della spazzatura. Magari sa qualcosa. Ehi, Gary, ci dispiace disturbarti, ma hai sentito qualcuno piangere? Mm-mm. Va bene. Niente qui. Vediamo in quella strada. È Susie, il camioncino rosa. Ehi, Susie, che ci fai qui? Che cosa è successo? Oh, l'illuminazione non funziona e tu hai paura del buio. Capisco, naturalmente. Non si vede granché qui, è molto, molto buio. È tutto a posto, Susie. Sei in buone mani. Ma avresti potuto accendere i fari, no? Ah, i fari sono rotti. Ora capisco perché avevi paura. Non ti preoccupare, Susie. Matt ti porterà a casa sana e salva. Matt, dove stai andando? Ah, ho capito! Frank è a sole due strade di distanza, ti sentirà. Ehi, amico, abbiamo bisogno del tuo aiuto! Susie deve tornare a casa, ma i suoi fari sono rotti e la strada è troppo buia per lei. Puoi aiutarci, Frank? Grazie, Frank! Voi due potreste scortare Susie fino a casa? Non ti preoccupare, Susie. Matt e Frank ti accompagneranno. Avete sentito quel rumore? Da dove proviene? Guardate quell'ombra! Sembra un mostro spaventoso! Dobbiamo tornare indietro? Ma no! È Billy il trattore! Sta guidando nel sonno! Billy, svegliati! Svegliati, Billy! Billy, tu sai come tornare al centro di Car City? Ah, perfetto, Billy! Mille grazie! E per favore non guidare quando stai dormendo, eh? Ciao, Billy, ci vediamo! Bene, Susie! Sei arrivata a destinazione sana e salva! Ciao, Susie! Oh, e non dimenticare di far riparare i fari domani, eh? Buonanotte! E bravi ragazzi! Matt, Frank, ci vediamo la prossima volta! Ciao! Hmm.
Ciao, Jeremy. Come stai oggi? Oh. Che cos'è stato? Il rumore sta diventando più forte. Ma quello è l'incredibile Hulk. Oh. Che cosa hai intenzione di fare? Beh, ne manto. Buona idea. Chiediamo aiuto alla super pattuglia. Eh? Oh no, non puoi raggiungere il telefono. Oh. Matt, l'incredibile Hulk sta attaccando la casa di Jeremy. Puoi venire? Che cosa farai, Matt? Ehi, non avevo mai notato quel pulsante prima. Dice solo emergenze. Wow, che cosa fa? Ma Matt, sei tu? Hector, Frank, Captain America ha bisogno di voi. Hulk sta attaccando la casa di Jeremy. Tieni duro, Jeremy. Devi andare sul tetto. I muri della tua casa sono pieni di crepe. Guardate, ora che Hulk insegue Captain America, potete mettere in salvo Jeremy. Oh, carapì. Bella pensata, Frank. Tu puoi sostenere la casa mentre Hector salva Jeremy dal tetto. Go go! Ah, go go! Lavoro grandioso, Hector! Ne mancavo! Hai ragione, Hector! Bisogna sistemare la casa di Jeremy ora! Bogo! Wow, sono Spider-Man e Iron Man. Sono gli Avengers, gli Vendicatori. E guarda, hanno messo in trappola Hulk. È inutile, Hulk. Non puoi batterli tutti. Hai un'idea, Spider-Man? Attenti, sta per caricare. Ma cosa sta succedendo? Ho capito. Ottima idea, Spidey. L'hai preso nella tua rete. Ora, Hulk, sei stato un ragazzo molto cattivo. Avresti potuto far del male a Jeremy. Marley? Sei tu? Penso che tu debba delle scuse a Jeremy. Per poco non hai buttato giù la sua casa. Oh, Hector, hai portato del cemento per riparare le crepe?
Jeremy, penso che Marley voglia dirti qualcosa. È carino da parte tua, Marley. Vuoi aiutare a sistemare quello che hai rotto? Magari la prossima volta che diventi Hulk, stai lontano dalla città, ok? Complimenti, Frank e Hattie. E grazie a voi, Avengers, per aver fermato Hulk. Arrivederci a presto, amici. La Super Pattuglia. Buongiorno, Jeremy. Vedo che hai una gomma a terra. Stai aspettando che Tom te la sistemi? Cosa vuol dire che non riesci a trovare Tom? Non è qui da qualche parte nel garage? È strano. Non preoccuparti, Jeremy. Chiederemo alla Super Pattuglia di indagare su questa faccenda. Ciao, Frank. Ciao, Matt. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Sembra che Tom sia sparito. Forse potreste pattugliare le strade e scoprire se qualcuno lo ha visto. Ciao ragazzi, avete visto Tom ultimamente? Jeremy ha bisogno di cambiare una gomma e non riesce a trovare Tom. L'ultima volta che l'avete visto era stamattina, mentre andava via rapidamente dal negozio con uno zaino nuovo. È strano. Mi chiedo a che cosa gli serva uno zaino e perché era così di fretta. Pensi che sia andato a fare un viaggio, Matt? Ma ci avrebbe avvisato, non pensi? Ciao, Hector. Stiamo cercando di risolvere un mistero qui. Non riusciamo a trovare Tom. Tu l'hai visto? Sì? È fantastico! Dove? Stava allontanandosi da Car City questa mattina. Buona idea, Matt. Tu e Frank potreste far visita a Ben. Lui vive nel punto più distante dalla città, quindi se Tom ha lasciato Car City, Ben potrebbe averlo visto. Grazie, Hector. Oh no, Matt! Adesso anche tu hai una gomma a terra! È terribile! Cosa faremo adesso? Non credo ci sia qualcosa che tu possa fare per risolvere il problema, Frank. Non hai gli attrezzi adatti. Solo Tom li ha. E lui è sparito. Sia tu che Matt avete lavorato con troppo impegno su questo caso per rinunciare ora. Che cosa c'è, Frank? Hai un'idea? Pensi che Matt dovrebbe stare qui tranquillo e che potresti proseguire tu da solo l'indagine? Questo è il meglio che si possa fare, hai ragione. Andiamo, cerchiamo di trovare Tom.
Ciao Ben. Mm. Ciao Harvey. Mm. Avete visto Tom andare via da Car City questa mattina? Mm. Capisco. Tu eri fuori città stamattina e sei appena tornato. Tu hai visto Tom questa mattina, Harvey? Lo hai notato mentre guidava verso la nuova scuola guida fuori città? È strano. Tom non ha bisogno di lezioni di guida. Frank, penso che sia necessario fare un salto alla scuola per vedere cosa sta succedendo. Questo spiega tutto. Tom stava portando suo figlio al suo primo giorno di scuola. Che sollievo. Non sapevamo cosa ti fosse successo, Tom. Bel lavoro investigativo, ragazzi! Il mistero è risolto! Ora che siamo sulla via del ritorno a Car City, abbiamo un paio di lavoretti per te, Tom! Jeremy e Matt hanno una gomma a terra e hanno bisogno del tuo aiuto! Ci sarà da fare stasera! Arrivederci alla prossima, amici! Ciao!